nota sopra la croce umana e dice che Dio Santo ti benedica. Ma andava proprio così? Com'era la benedizione? Che Dio Santo ti benedetta. Quando lei però era ancora vestita o quando si spogliava? Dopo che era spogliata. Lì dentro sempre il successo, tutto di più e di tutto. Quindi era sul palco lì col palo della dance? Sì, brava. La saletta quella famosa sotto, giusto? Quella lì dici? Brava. E ogni mese voi facevate il festino travestite da suore o solo lei si vestiva da suora? No, ognuna faceva il suo vestimento, sceglieva le canzoni adatte allo vestito che sei capito? Sì, ho capito. Ti ricordi quello film che quell'attrice americana vestita da fuori, quella che è stata Ghost, quella nera. Non teatro era per fare lo spogliarello. Una di loro sceglieva una canzone di un film, una musica, e si travestivano. Ognuno si travestivano, tipo di quella canzone che era. Allora la croce che c'entra? È capitato solo una volta? La croce è sempre capitata. Era la specialità di lui, la Ah, e tutti gli spettacoli si chiudevano con la benedizione? Sì, io vai in casa e dopo, vestita di sole, è andata nuda. Io santa l'ha messa a uno con le due pere enormi che lei c'è. Sì. E lui aveva una croce un po' grossa. Ma un crocifisso proprio, una croce? Sì,